Ciao a tutti ragazzi, continuiamo il nostro Tour de France con le leggende. Siamo alla tappa numero 3, la prima tappa impegnativa, la solita tappa con l'arrivo in discesa a Nizza, quindi andiamo a giocarla. Eccoci alla partenza di questa tappa, vediamo di fare una buona tappa, magari mettiamo a lavorare anche la squadra, siccome abbiamo uno squadrone nelle ultime due salite. Per poi preparare la strada per un bell'attacco con il nostro contador. Occhio però sempre al traguardo volante, che dovremmo andarlo a disputare con Kittel, ovviamente. Eccoci al traguardo volante, occhio che è in leggera salita, quindi occhio che ci stiamo staccando un po'. Andiamo subito a portarci nelle prime posizioni. Occhio che siamo a 1,3 km, proviamo a prendere più giù il rosso possibile, ok, ultimo chilometro, non partiamo troppo presto che è leggera salita, quindi ripartiamo ora, vediamo se abbiamo fatto bene, però siamo davanti, occhio Viviani alla nostra destra, sì, tempo perfetto per partire, 20 punti tutti nostri, siccome la fuga non si era ancora creata, bottino pieno. Siamo ai piedi della penultima salita di giornata, mettiamo un po' a lavorare la nostra squadra, magari con un ritmo al... Ah, guarda, anche al 110 va. Finiamo tipo Michael Roger, ci potrebbe stare, in modo che così ci faccia un po' di gap con gli altri, metta in difficoltà un po' gli altri, diciamo. Va bene, facciamolo tirare, che voglio proprio vedere in quanti rimaniamo in cima alla salita, in modo da capire se riusciamo a far fuori qualcuno. Occhio però a non finire i nostri, perché stiamo finendo i vari esi da Liwan, quindi io direi che può andare ad un ritmo al 100, dai. E andiamo a vedere nell'ultima salita cosa accadrà. Siamo ai piedi della salita, attenzione che già partono gli attacchi, quindi ho già dato a Cadel Evans e a Bradley Wiggins di seguire gli attacchi, mentre ad Enzi io gli direi di proteggerci. Però proteggerci viene difficile perché noi attaccheremo anche noi a nostra volta, quindi gli do segui gli attacchi in modo che rimanga attaccato al nostro gruppo. Mentre Michael Rogers possiamo anche... di seguire senza affaticarsi. E buono, abbiamo Wiggins davanti a noi che sta seguendo gli attacchi, quindi buono, teniamocelo qua. Andiamo noi stessi a richiudere su questo gruppo, mentre direi di dare il gel rosso a Bradley Wiggins, a Ezedal e a Cadel Evans. Vediamo un attimo. Cadel Evans è rimasto indietro di quanto? Cadel Evans non lo so, io continuo a lasciargli di seguire gli attacchi, volevo dargli il gel blu però non posso adesso. Dobbiamo far provare ad attaccare Wiggins in modo che così si riporta su di noi, così può darci una mano. Adesso abbiamo, proteggi Contador, diamogli il gel blu anche ad Ezreal. Cadel Evans non posso ancora perché sta ancora usando il gel rosso. Quindi vediamo ora se ci viene Wiggins in soccorso. Devo andargli a dare il gel blu a Cadel Evans perché sennò qua crolla. Ok, perfetto. Ok, ritorniamo con Contador. Vorrei che Cadel Evans andasse a tirare, sinceramente, un ritmo al 100. Sì. Ok, va ora Damiano Caruso, insieme a Evans. Perdiamo un attimo ruota perché Wiggins non arriva a proteggerci. Eccolo, eccolo. Perfetto. Io direi ora di dire a Wiggins di attaccare e lo andiamo a seguire. Proviamo questa mossa. Quindi Evans, aspetta, lo mettiamo così e proviamo questa mossa, vai. Siamo dietro Wiggins. Attenzione.
Non mi aspettavo così secco l'attacco. Perfetto, perfetto, perfetto. Niente, non ho più gel rosso, lasciamolo andare. No, perché si è piantato? Ma perché si è piantato? Non gli ho dato niente. Vabbè, lasciamo che ci protegge. Non capisco queste cose. Ogni volta che tento di usare la squadra, che la uso pochissimo su questo gioco, mi devono succedere queste cose. Occhio Roglic. Ok, tentiamo l'attacco ora noi, per andare anche a richiudere su Roglic. Ok, disegniamo belle curve. Uff. Mamma mia, questa curva abbiamo rischiato tantissimo. Andiamo lì, c'è blu. Ora ci troviamo davanti, dietro Wiggins, ok, che non... No, cade l'Evans, vorrei che mi proteggesse Wiggins, siccome è messo bene. Vediamogli anche di seguire gli attacchi, va, Bradley Wiggins. Cerchiamo di rilacciare ancora un po' l'azione, andatura. Tanto stacchiamo i fuggitivi. Cioè, qui c'era anche Uran. Ok, gel rosso. Perfetto, posizione aerodinamica. Ah, non ho fatto proprio una gran curva. Proviamo ancora a metterci un po' in posizione aerodinamica in questa. Anche qua non gran curva, anzi bruttissima. No, perché? Ho sbagliato, ho tenuto un attimo l'analogico, ho cambiato le visuali per un secondo. Ok, dai, 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 dai. Ancora! Non so perché, abituato su GTA per girarmi, sto provando a schiacciare l'analogico, scusate. Comunque, andiamo a fare la nostra volata. Dai, 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 no, 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 Zoccarina, come cavolo ho fatto Zoccarina a battermi? No, non ci credo, che beffa, che beffa. Ecco le classifiche, con Zakarin che vince, noi arriviamo secondi con Contador. Diciamo che in questa tappa si è un po' visto la ruggine di questo mesetto che non ho giocato a Tour de France, perché si è visto, ho fatto curve indecenti in quella discesa, ma poi mi sono fatto battere malamente da Zakarin. Comunque, guadagniamo 8 secondi sul primo degli altri, dei migliori che è Pogacar, più i 6 secondi da buono, quindi non male. Ci andiamo a prendere la gialla con Contador primo, secondo Cadel Evans, terzo Ezidar e quarto Wiggins. Quindi direi buonissimo, siamo ancora... cioè, i primi 4 sono i nostri, direi buonissimo. Quarta tappa, una tappa che potrebbe vedere l'arrivo in volata, ma attenzione alle fughe perché è un percorso molto adatto. Ed eccoci alla partenza con Kittel, che purtroppo ha un picco di condizione negativo. Quindi in caso che arriva un po' stanco per la volata finale possiamo provare a farla con Bonen. Comunque vorrei mettere qualcuno in fuga. Non so se Michael Rogers, che tra l'altro non mi chiedete perché non gli ho messo la S finale, però ok. Diciamo che qua abbiamo Michael Rogers senza la S finale. O Fabian Cancellara, non so sinceramente chi andare a mettere in fuga. Provo con Cancellara, dai. Quindi lo segui gli attacchi e vediamo se riesce ad entrare in una fuga. Tra l'altro, aspetta, fatemi mettere Michael Roger, magari che mi protegge Contador. Vediamo a chi va quello di proteggere Bonen, Ezidal. Può andare bene, a Cadel Evans mi metto di proteggere Kittel. Vabbè, ecco. Ok, vediamo subito se può nascere una fuga col nostro Cancellara dentro, magari collabora ora. Direi proprio di sì. Quindi buono, abbiamo in fuga cancellata. Attenzione, gruppo De Mar, che sta succedendo? Ok, bene, niente di strano. Boh, qualcosa di strano, ma niente di preoccupante, ecco. Quindi abbiamo cancellata in fuga. Buono, così in caso di arrivo di fuga siamo coperti, diciamo. E ora andiamo a fare il traguardo volante con Kittel.
2 km al traguardo volante, proviamo a fare un buono sprint. Ok, la De Koenig, vado avanti a lavorare per Bennett. Attenzione che c'è anche De Mar. Andiamo a sprintare con Nizzolo. Attenzione a Groenewegen. Proviamo ad uscire dalla ruota di Nizzolo. Attenzione al rientro di Bennett. Ho dato il colpo di rene un po' troppo presto, mi sa. Comunque, vediamo un po' quanti punti andiamo a prendere. 7 punti. 10 km alla fine, attenzione davanti con l'attacco di Armé. Proviamo a dare a cancellare di attaccare. Andiamo un po' a vedere perché ha buone energie. Andiamo a vedere se può magari provare a non farsi riprendere dal gruppo. Tanto noi rimaniamo qua con Kitter che per fortuna sta bene, ancora buone energie, quindi possiamo andare a provare la volata finale. Mentre davanti ancora a cancellare che attacca, perfetto. Ah, già è vero, ti stavo dando gel blu, quindi non posso dargli gel rosso. Andrei a dirgli vai di andare al 100 così si prende il gel blu. E poi gli ridò subito quello rosso. Vediamo se ora posso darglielo. Sì, perfetto. Lascerei che vada al 100. L'ultimo 100, sì, dai. Qua... Caleb Ewan gli avevo dato di proteggermi, però a sto punto andrei a farmi proteggere, no, ho sbagliato, a farmi proteggere da Bonen. Roger lo rimetto a proteggerci Contadore, a sto punto io direi, perché Bonen non mi ha preso la roba proteggi Kittel, perfetto, e direi ancora a Cadel Evans di proteggermi Wiggins alla fine. Anche Wiggins merita di essere protetto, dai. Perfetto, ora finiamo di prendere il gel blu e rimaniamo qua nelle prime posizioni. Oh, che sono sti rallentamenti così? Tagliano la strada davanti a me. Ok, scusi, mi faccio passare per favore. Eccala, eccala. Vedevi che non prendevamo il fuggitivo piantato in faccia? E invece ce lo siamo presi in faccia. Davanti fatemi dare un'occhiata a Cancellara. No, no, che ritmo al 90? Oh, ritmo al 100, vai, vai. Dai, fatemi passare. Ok, ora speriamo che arrivi Tom Bonen a proteggerci. Se no dovremmo far di nuovo da soli. Ok, mi sembra dare un'occhiata davanti. Io non so se dargli ritmo a 110 perché ho paura che poi mi crolla. Due chilometri. No, mi crolla cancellare. Dai, aspetta, aspetta, proviamo. E proviamo che? A dargli di attaccare? Abbiamo ritmo al 110, penso che... Attenzione, è già la volata, è partita con Moric. Allora proviamo a spintare, siamo partiti un po' in ritardo, non me lo aspettavo. Peccato. Niente ragazzi, niente, niente da fare. E arriviamo solo noni con Kittel, vince ad Appanizzolo davanti a De Mar e Groenewegen. Purtroppo anche qua si è vista un po' la mia ruggine. Comunque, andiamo a vedere le classifiche generali. Comandiamo sempre noi i primi 4 posti con Contador in maglia gialla. Mentre, vabbè, la maglia Pua manco la guardo, che tanto non abbiamo nessuno in classifica. Comunque c'era Chaves, la maglia Pua. E maglia verde, 108 punti per Groenewegen, 91 Nizzolo. E poi ci siamo noi con 66 punti. Un po' malino, sinceramente, mi aspettavo un po' meglio. Mentre nei team siamo sempre primi a 22 secondi di vantaggio sulle F. Quindi io vi do appuntamento alla prossima per andare a fare le prossime tappe di questo Tour de France con le leggende. Ciao ciao a tutti!